giusto benvenuto come ufficio diocesano di pastorale familiare. Ti diamo il benvenuto qui, ti diciamo grazie per aver accolto l'invito ad essere qui oggi per celebrare insieme tutte le mamme. La mamma è colei che con il suo essere influenza la vita dei suoi figli. Ama incondizionatamente e da tutto il cuore e tutte le sue forze ogni giorno per accompagnarli e insegnare loro a vivere. È generosa e si destreggia in mille modi tra lavoro, scuola, sport, salute, emozioni e difficoltà di ogni tipo. È amorevole, nonostante la stanchezza e le preoccupazioni, è sempre pronta per un abbraccio, un sorriso, un gesto attento. È piena di immaginazione e di fantasia, inventa storie, giochi, ricette e si mette in gioco sempre. È una presenza che accoglie, cura, responsabilizza, perdona, sostiene, ma lascia anche andare con fiducia. Ad ognuno di loro, per tutto questo, va quindi il nostro grazie più sincero. Vi auguriamo quindi una buona festa della mamma, dedicando a tutte voi queste parole di Santa Teresa di Calcutta. Insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a vivere, non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ben trovati a tutti e tutte e benvenute soprattutto alle mamme oggi, questa sera, per questo momento solenne in cui faremo la benedizione della mamma. E, sapete, pensavo questo, beh, come sempre lo sapete, faremo alcuni gesti e poi alla fine la benedizione solenne delle mamme. Pensavo questo, è che nella nostra società si considera il pezzo di studio che ha, il pezzo di carta che dimostra lo studio che hai. Allora sì, hai fatto il master. Oppure vale il lavoro che fai, ma lei è responsabile. C'è ancora qualcuno che dice, ma lei ha messo al mondo un figlio. Caspita, e l'ha allevato e adesso ha 6 anni, 12 anni, 18 anni, 35 anni, 50 anni, ma chi se lo dice più? Dice, vabbè, quello è scontato, adesso mi tu, è una robetta. Una robetta? Hai una robetta? Mettere al mondo un figlio è una cosa enorme, è una specie di miracolo, sostanzialmente, tutte voi avete messo al mondo un figlio, due figli. E quando l'avete preso in braccio, vi ricordate che l'avete visto voi, che l'avete fatto voi, le prime volte che lo prendevate in braccio, sembrava davvero un miracolo, arrivato da molto lontano. Mettere al mondo un figlio vuol dire essere capaci di miracoli. E poi educarlo, cioè crescerlo. Vuol dire spendere ore di lavoro concreto, di tempo per cullarlo, per capirlo quando ha 15 anni, per sopportarlo qualche volta, per riprendere. Sono energie, tempo, enorme. E facendo questo, certo, crescete quel bimbo, ma fate un regalo alla società intera. Come dico quasi sempre quando vado alle cresime e vedo i genitori di questi cuccioli, dico, siete voi che fate girare il mondo. I papà e le mamme, stasera parliamo delle mamme, ma insomma, vale anche per il papà ovviamente. Siete voi che fate girare il mondo e che rigenerate la società. Voi. E dunque, perché facciamo questa benedizione? Qualcuno dice, ma sai, il vescovo c'ha il pallino delle benedizioni. No, non c'ho il pallino delle benedizioni.
ma credo che valga la pena, almeno per i papà, per le mamme e per gli innamorati, che la Chiesa si fermi e vi dica grazie. Grazie. Questo è il senso di questa benedizione. Poi ovviamente io lo so che nel vostro ruolo di mamme ogni tanto vi sentite piccole, ogni tanto siete stanche, ogni tanto eccetera eccetera, per questo siamo qui a chiedere l'aiuto del buon Dio, certo, anche l'altro. Ma soprattutto voglio che ci tengo che lo prendiate così. Io sono il responsabile, quindi a nome di tutta la Chiesa sono qui a dirvi grazie. E insieme chiediamo l'aiuto a Dio che vi benedica davvero, che vi accompagni, che benedica i vostri figli, le vostre figlie, e dunque faremo alcuni segni per chiedere questa benedizione a voi e ai vostri figli e vostre figlie, e alcuni di voi già hanno figli che hanno figli, quindi anche per i nipoti. Con tutto questo iniziamo. E la prima cosa è un regalo, abbiamo delle brave ballerine che vi fanno un regalo per dire in questo grazie. Potete mettervi a sedere. Ecco, guardate, diciamo, non è sprecato ciò che faccio,
sono degna di un monumento. È bello questo. E cosa sta facendo? È una lattaia, sta preparando il latte, sta portando in giro e dunque sta rovesciando latte. Guardate che carino, Sta rovesciando il latte, c'è un filo di latte che scende giù piano piano. Molto bello. E ricorda quello che fa una mamma ha allattato i figli, o perlomeno ha preparato il biberon tante volte, insomma, ha dato il latte ai figli, o direttamente o col biberon. Cioè ha dato una cosa che fa vivere. Anzi, ha dato qualcosa di sé, dare il latte è una roba incredibile, qualcosa di sé proprio tuo, del tuo corpo, donato per far vivere qualcuno. Che è una roba bellissima, che dice il segreto della vita. Sai qual è il segreto della vita? Donare qualcosa di sé per far vivere qualcuno, quella è la vita. E le mamme possono donare il latte, ma poi oltre al latte, donare tempo, a volte del proprio sonno, se uno è per energie, lavoro. Donare qualcosa per far vivere qualcuno è il segreto della vita. Noi presto in tanto diciamo, prese la vita, sai cos'è la vita? Guarda una mamma che si dà da fare per i figli, e questa è la vita. Impara lì, basta così. Bellissimo. Naturalmente quando dico mamma di quanto papà, ma stasera non prendete la papà, parliamo delle mani. Bellissimo. E c'è una cosa curiosa di questo dipinto. Se voi guardate la brocca da cui esce il latte, vedete la brocca? E sembra vuota. Dice, dove esce il latte? Non c'è niente. Sembra vuota. Sapete, io credo che tante mamme ogni tanto a sera dicono, ma nel spi. E ogni tanto quando guardi una mamma ti viene da dire, ma dove prende ancora l'energia per fare tutto quello? Dopo una giornata deve ancora far dire la lezione al bimbo, deve ancora preparare perché poi domani deve far più presto. Io ogni tanto dico, ma dove le piglia l'energia? Le piglia dalla capacità amorosa che si porta dentro. E perché ti vuoi bene a questi bimbi che alla fine tiri fuori molto di più di quello che faresti se non li avessi. Se non li avessi saresti stanca molto prima. E invece tante volte sei stanca, ma riesci ancora a tirar fuori energie per quel cucciolo lì. Cucciolo dico per se chi è i bimbi piccoli, chi è già grandi, in altro modo. Resisti. E questo è il segreto dell'amore. Se ami, sei molto di più di quello che ti sembra di essere. E tiri fuori da te molto di più di quello che in realtà tireresti se fossi solo uno che funziona. Resisti. E dunque questo dipinto ci ricorda queste due cose. Tu mamma vali un monumento. Secondo, ricordati che il segreto della vita sta lì. Sta nel offrire qualcosa di noi per far vivere. E se lo fai con amore, se davvero ci metti passione per questi cuccioli, sicuramente tiri fuori il meglio di te, viene fuori il meglio di te, più di quanto ti sembrerebbe di essere, di avere. Bellissimo. E questo è un quadro di Vermeer, sapete, i quadri di Vermeer creano sempre un senso di quasi sospensione o pausa. Sembra un tempo sospeso, i quadri di Vermeer sono sempre un tempo sospeso, no? Guardi qua di Vermeer. Allora, questo dipinto, questa cartolina, mettetela per lì. E ogni tanto guardatela. Se non altro per dire, ogni tanto me ne dimentico. Io sono una mamma, dunque valgo tanto. Anche perché, come dicevamo prima, sono pochi a dirvelo, e invece è una verità grande. E quindi ogni tanto fermi un attimo di qualcosa. E ultima cosa, vedete, questa è avvolta dalla luce. È avvolta dalla luce. La luce non è che batti
sì, in briciolo, ma non sono come i nostri del 500 che puntano i punti di luce, non più la luce avvolge, gira intorno, avvolge, per ricordare una cosa, che è quello che vogliamo fare poi con la benedizione. Che cosa mi sembra? Che sei nell'abbraccio di Dio. Dio davvero lavora soprattutto per coloro che si danno da fare per qualcun altro. E lei la sede come viene. Aiutarci a prenderci e farti tutto perché ci riusciamo. E quindi ogni tanto ricordate, sono nell'abbraccio di Dio. Quando sono un po' più stanca, quando sono un po' più arrabbiata, no, che succede, sono nell'abbraccio di Dio. E di questo sono grato. Vangelo di Giovanni al capitolo 14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Piccolo istante, diciamo due parole su questo Vangelo che continua quel dipinto che ci diceva bisognerebbe fare un monumento alle mamme, perché Gesù, sapete, era uno che aveva occhi, che sapeva queste cose, che sapeva il come, anzi le ha provate sulla sua pelle, cosa vuol dire avere una mamma. Sicuramente, sovente quando parla, si vede che l'aveva capito. Infatti, in questo Vangelo, spero che questo non è un Vangelo qualunque, qui siamo alla fine della vita di Gesù, proprio la sera prima della sua morte. Siamo all'ultima cena, e all'ultima cena Gesù sa che prima o poi, ormai, lo fanno fuori e lascia un testamento ai suoi, fa un lungo discorso che potremmo chiamare un testamento. E voi sapete che nel testamento si mettono le cose fondamentali, proprio quelle che ci stanno più a cuore, le raccomandazioni, vi ricordo che, vi dico che, e fra queste raccomandazioni e queste cose preziose che lascia prima di essere ucciso, c'è questa bellissima immagine, l'avete sentita? Dice: non vi lascerò orfani. Ma che bello, fa quasi fare male dirlo qui di fronte a tante mamme. Non vi lascerò orfani. Ma che bello, ma uno dovesse dire: ma cos'è il cristianesimo? Perché tu sei credente? Perché io credo in un Dio che non mi lascerà mai orfano. Bello. Orfano è chiaro che si capisce subito l'idea di genitori e figli, non vi lascerò orfani. Gesù si vede che aveva capito molto bene, sapete perché? L'avete provato anche voi sicuramente, quando si diventa grandi, dici: ah, ora capisco mamma, ah, ora capisco papà. È interessante, doppiamente lo fanno, io non l'ho fatto, ma chi mette al mondo figli lo capisce molto meglio. Quando poi hai un figlio tu, dici: oddio mio, capisco mia mamma, oh la capisco, ma nel senso, a volte anche nel senso edisco, ma nel senso buono normalmente, no? Cioè capisci cosa ti è successo quando eri piccolo. Sai cosa ti è successo quando eri piccolo? Che tua mamma e tuo papà hanno avuto per te una cura costante. Non ogni tanto facevano anche qualcosa per te, costante, perché una mamma
i figli ce l'ha nel pensiero, nel cuore, sempre. Sia quando sono in casa, sia quando sono a scuola, sia quando sono qui, sia quando vanno a lavorare o a fare l'Erasmus a Parigi, loro ce l'hanno nel cuore sempre. Quando cresci hai dei figli, tu dici, caspita, ma allora io da piccolo, io ero nel pensiero, nel cuore di mia madre. Ma sai che ci avevo mai pensato? Ed è una cosa bellissima scoprirlo da grande. Che bello, Gesù ci dice, è così da Dio. Tu sei nel pensiero, nel cuore di Dio, sempre, da sempre. E addirittura si tocca l'eternità. Fantastico. Fantastico. E seconda cosa, una mamma, come pensa i figli, normalmente legati al futuro. Cioè nella speranza. Se i figli, ma speriamo che poi l'anno prossimo, ma speriamo che magari fra 3 anni riusciamo a fare, magari speriamo che quando cresce, speriamo che adesso si sistemi, la mamma, il figlio lo pensa sempre in prospettiva, che bello. Dio non ci lascia orfani, vuol dire sicura di noi pensando sempre in prospettiva. Ma pensate che bello, noi siamo qui e Dio, ma nel cuore c'è desiderio, mannaggia, io faccio di guarda, spero che, ma prima o poi. È bellissimo questa roba qui. Noi che siamo una società che ha paura del futuro, pensate che bello, abbiamo un padre che costantemente ci pensa guardando al futuro, fino addirittura al confidente. Ma bellissimo. E terzo e ultimo, una buona mamma si prende cura dei figli gratis. Cioè tutte le mamme si prendono cura dei figli gratis. Gratis non vuol solo dire che non ti pagano, vuol dire molto di più, vuol dire che te ne prendi cura anche quando non ce lo meritano. E tu continui a essere mamma, e a fare la mamma, invece delle volte non se lo meritano, le volte fanno imparare, non studiano, diventati grandi, fanno un po' di girare. Eppure tu continui a fare la mamma. Gratis vuol dire anche quando non se lo merita. Che bello. Dio si prende cura di me anche quando non me lo merito. Non ti lascerò orfano. Lasciate che bellezza. Vuol dire che Dio a me, e a me possiamo dire tutti i nostri nomi, nel suo cuore, nei suoi pensieri sempre, in vista del futuro, cioè lui è lì che lavora per costruire il mio futuro, costruirmi nel futuro, anche quando non me lo merito. Per questo noi veniamo qui ogni tanto e anche oggi a chiedere la benedizione, per ricordarci, gioirne di questo, ma anche e soprattutto per essere capaci di farlo a nostra volta con i nostri figli. Che è bellissimo, ma a volte è faticosissimo. Portarli in cuore sempre, portarli in cuore sempre quando se lo merita e non se lo merita. E continuare a guardare avanti, anche quando a volte sembra un po' nebuloso, nebbioso. Siamo noi che dobbiamo continuare a guardare avanti per loro. Che bello. Grazie a tutto ciò che fanno, ma soprattutto sentiamolo sulla nostra pelle per noi. Dio per noi fa così sempre. Bene, allora adesso faremo il gesto che facciamo sempre, perché mi pare proprio molto importante. E il gesto, molti di voi l'hanno già fatto, è quello di venire a portare i vostri figli sull'altare. Siccome si possono portare fisicamente, ci saranno 2 papà lì, con i cestini che ha fatto la nostra brava Margherita, con i cuoricini, sono dei cuori rossi. E faremo questo, ma spiego poi il significato. Allora, tecnicamente verrete in fila come per la comunione, doppia fila, destra e sinistra, prendete nel cestino tanti cuori quanti sono i vostri figli, chiederei di non prendere per i nipoti perché credo che non abbiamo per tutti, prendete per i figli e se avete nipoti, pensate ai nipoti, ma prendete, se avete 2 figli, 2, se avete 3, 3, se avete 1, 1, e pensate anche ai nipoti, se ai nipoti, li prendete, salite all'altare e vi disponete intorno e vi posate sull'altare, dove all'inizio ci danno spazio, poi dove trovate spazio, pensando appunto ai nomi, a vinci proprio a loro, pensando magari che l'idea sia grande, a fatiche, problemi lavorativi, pensate a loro, vi posate lì, state un
questo, e voi dirvi non vedete, ma fa un certo effetto vedere l'altare totalmente coperto di cuori e ricordare, anche se magari voi siete di altre parrocchie, ma che già stasera, domani, dopodomani, lì si celebrerà la messa e si invocherà da qui fino al prossimo anno la benedizione su tante intenzioni, ma sempre, tutti i giorni, sui vostri figli. Credo che questo sia molto bello, è un bel gesto di mamma, un bel gesto di mamma. Ovviamente prima non l'ho detto, ma sicuramente voi l'avete fatto, ci sono anche mamme che hanno già perso dei figli, quindi sicuramente va benissimo anche su chi non è più tra noi, ma che sicuramente è in cielo, e tutti i nostri figli. E ora la benedizione solenne, farò la preghiera solenne di invocazione di benedizione, poi verrete in fila per la benedizione e poi concluderemo con la benedizione finale. O Dio creatore padre, che hai donato a queste donne la gioia della maternità, ricevi il nostro ringraziamento e la nostra preghiera. Preservale da ogni male, accompagnale nel cammino della vita, sostienile nel momento della fatica e nel momento della prova, perché possano vivere sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Grazie davvero di cuore e ringrazio tutte le mamme
E in questo ringraziamento davvero mettiamo la benedizione che ciascuno di voi ha ricevuto personalmente e che adesso facciamo oralmente, un grazie particolare, lo diciamo alle nostre danzatrici, grazie davvero, grazie di cuore, e per tutti quanti un applauso. Sì. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, invochiamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi, vi doni pace, serenità e salute, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome e con la gloria del Signore. Andate in pace. Buona serata, buona settimana a tutti, anzi buon anno e ci rivedremo.